A Cosenza il taglio del nastro, gli sbandieratori di Bisignano, i trampolieri artistici in costume d'epoca e la frizzante e coloratissima Takaboom Street Band hanno dato il via all'edizione 2018 della tradizionale Fiera di San Giuseppe. La Fiera di San Giuseppe è un evento popolare, un evento di tradizione storico che coinvolge tutta la Calabria, una festa popolare che tutti aspettano. Abbiamo avuto il sold out negli alberghi, ristoranti, quindi si crea comunque economia. Questi eventi alla fine creano sempre tanta economia dietro, tanto turismo, perché verranno in questi giorni tantissime persone da tutta la provincia e da tutta la Calabria. Per il settimo anno consecutivo è Viale Parco protagonista dell'esposizione delle merci più svariate, disseminate in circa 600 stand che fino al 19 marzo accoglieranno migliaia di visitatori in un clima festoso e con eccellenti misure di sicurezza. La Fiera di San Giuseppe 2018, pur mantenendo fede alla tradizione antica, aggiunge anche quest'anno importanti elementi di innovazione. Cuore pulsante della fiera è infatti l'ex caffè letterario di Piazza Matteotti, che accoglie l'iniziativa Degustando la Fiera. Il caffè letterario è questo momento di grande aggregazione per i bambini ma anche per i più grandi. Saranno proposti i nostri piatti tradizionali, quest'anno ci saranno anche i pizzaioli acrobatici e i bambini saranno felicissimi, faranno anche loro la pizza. E poi abbiamo tanti artisti di strada e anche lì canti popolari e tutto quello che anche come evento rappresenta la nostra tradizione cosentina. Fino al 19 marzo, dalle 10 del mattino e fino a sera, grazie al supporto di competenze della Maccaroni Chef Academy, sarà un susseguirsi di momenti dedicati al gusto, arricchiti da attività di intrattenimento e da un'area artigianato con esposizioni e performance. Dietro ogni azienda, quindi dietro ogni prodotto tipico e non, ci sono dei volti. I volti delle persone che hanno investito e che rimangono in Calabria. La Calabria è una terra di sapori, di odori e di colori, piena di artigiani, ma soprattutto piena di ricchezze, le ricchezze che ci dà il territorio. Abbiamo coinvolto anche insieme a noi l'Associazione Italiana Persone Down, che insieme a noi serviranno più di 1000 zeppole in maniera gratuita a tutti i partecipanti alla fiera.